Ciao a tutti, oggi preparo con voi le ali di pollo con birra e paprika. Una ricetta semplicissima ma davvero tanto gustosa. Facciamola insieme. Per prima cosa, in un tegame capiente, mettiamo le alette di pollo. Le sistemiamo facendo sì che tutte tocchino il fondo e le facciamo rosolare su tutti i lati. Nel frattempo tagliamo un po' di cipolla, mettiamo nel bicchiere del mini pimer o in una tazza grossa, un pochettino pochettino d'aglio, del rosmarino, della paprika dolce, della paprika piccante. Se volete potete usare soltanto la dolce o soltanto la piccante senza problemi. Mettiamo il sale. Alla fine mettiamo la birra e frulliamo il tutto. Perfetto. Mettiamo l'olio. A questo punto le giriamo e le facciamo rosolare anche sull'altro lato. Quando le alette saranno rosolate, versiamo il composto di birra e spezie. Mettiamo a fiamma medio-alta e girando la carne di tanto in tanto facciamo cuocere finché la birra sarà quasi completamente evaporata. Perfetto, giriamo un po' le alette e lasciamole cuocere ancora. Quando la birra si sarà quasi asciugata del tutto, facciamo finire di cuocere le alette sul lato della pelle. Non si dovrà asciugare del tutto la birra, ma desterà, poi ve ne accorgerete man mano che cuocerà, una sorta di gelatina. Dovremmo esserci, vediamo un po'. Ecco qua, questo è quello che volevo. Vedete, si è fatta una bella crosticina. Ora qualche altro secondo anche da quest'altro lato. Per asciugarsi la birra è impiegato circa 35 minuti a fiamma vivace. Ecco qua, qualche altro secondo e poi spengo. Ok, ora spengo la fiamma, le faccio raffreddare e poi ne assaggio una con voi. Guardate qua, ci ho messo due patate, assaggio con voi. Diciamo che scotta ancora. Volevo chiedervi, a parte che è buonissima, ma voi la mangiate la pelle? Io solitamente la tolgo. Fatemelo sapere tramite i commenti qui sotto. Bene, se il video vi è piaciuto, io vi consiglio veramente di fare questa ricetta. Fatemelo sapere commentando qui sotto, mettete un bel like, condividetelo e poi iscrivetevi al canale se siete su YouTube cliccando qui sotto o qui sopra cliccando su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, ne approfitto per augurarvi buon appetito.